pomeriggio a tutti, vi ringrazio per essere qui in questo pomeriggio così, così assolato. Sono veramente molto emozionata perché siamo arrivati alla fine di un progetto che è durato diversi anni e che ha in sé, racchiude in sé tutta una serie di elementi che mi rendono orgogliosa per tantissimi aspetti. Ci sono altissime aspettative di crescita delle nuove applicazioni dell'idrogeno, quindi parliamo della mobilità, parliamo anche dell'immagazzinamento delle energie. La realtà è che noi oggi ci sono 120 milioni di tonnellate di idrogeno che vengono prodotti tutti gli anni per i scopi industriali. Parliamo di scopi dove l'idrogeno non è visto come un vettore energetico, ma come un reagente chimico. È un building block più elementare per qualsiasi cosa della chimica organica. L'impianto che vedete alle mie spalle è un impianto che produce 50 normal metri cubi giorno di idrogeno. Partiamo dalla frazione organica dei rifiuti urbani e attraverso un processo di digestione anaerobica vengono trasformati in biogas. Il biogas viene poi alimentato nell'impianto che abbiamo sviluppato all'interno del progetto BioRobur Plus e trasformato in idrogeno. Il progetto BioRobur Plus ci ha dato l'opportunità di poter applicare tecnologie già implementate per la produzione di idrogeno da metano, ma nell'ambito specifico del biogas, quindi alla ricerca di una produzione di idrogeno competitiva e a impronta CO2 il più neutra o addirittura negativa. Il Politecnico di Torino, nel suo piano strategico, ha deciso di investire in sostenibilità e cura dell'ambiente. Questo progetto per noi è estremamente importante perché va proprio in queste due direzioni. Una cosa certa ad oggi è che c'è una quantità rilevante di idrogeno per impiego industriale e già oggi quella quantità è un ottimo punto di partenza per decarbonizzare.